Bioeconomia per il Piemonte. Quali prospettive? Al via l'esame del bilancio della regione. Torino for Siria per un aiuto concreto. In settimana è iniziato nelle commissioni dell'Assemblea legislativa l'esame del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 della regione. In prima, in congiunta con la Lavoro, è stato presentato il nuovo piano industriale di Finpiemonte S.p.A., la finanziaria regionale, e sono state avviate le consultazioni online sulla proposta di legge contro usura e indebitamento. In sanità, l'assessore regionale ha illustrato il piano per l'abbattimento delle liste di attesa ed è proseguita la discussione sul riordino del sistema delle IPAB, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Infine, in Commissione Trasporti, si è svolta l'audizione del commissario straordinario del Governo per la Torino-Lione e in sesta l'informativa dell'assessore alla Cultura sul Consorzio Venaria Reale. In copertina! Con un giro d'affari di oltre 2 bilioni a livello europeo, per il 75% nell'ambito dell'agri-food, la bioeconomia può rappresentare un'occasione per il nostro Paese di tornare a crescere, tenuto anche conto che si tratta di una delle priorità indicate dall'Unione Europea per l'uso dei fondi comunitari nella programmazione 2014-2020. Se ne è parlato a Palazzo Lascaris in un seminario dal titolo «Quale bioeconomia per il Piemonte? Analisi e prospettive», con le testimonianze di storie aziendali di eccellenza. Questo seminario è figlio anche di una missione che l'Ufficio di Presidenza ha voluto, dove ho partecipato insieme ad alcuni colleghi a Bratislava, appunto a un convegno europeo su questo tema. L'obiettivo del convegno è quello di far sì di valorizzare quelle che sono già le eccellenze sul nostro territorio, ma soprattutto di interrogarci, ed è bello che la politica si fermi anche a studiare ogni tanto, interrogarci su quali sono le azioni da mettere in campo affinché il Piemonte possa diventare leader in Italia e in Europa in questo settore importantissimo. Sicuramente noi possiamo migliorare l'economia circolare. Io mi riferisco soprattutto al recupero di sostanza organica, perché qui abbiamo parlato di bioeconomia. Ecco, quello che noi proponiamo è un miglioramento deciso partendo per esempio dalla raccolta differenziata. Quindi l'attivazione in tutti i comuni della tariffazione puntuale, che consentirebbe anche il Piemonte di arrivare a quei 150 kg pro capite di sostanza organica recuperata. In Italia la bioeconomia vale 251 miliardi e occupa 1,65 milioni di persone, incidendo per il 20% sulla produzione nazionale. Il Piemonte vanta una particolare attenzione al settore. In Piemonte ci sono molte eccellenze in termini di bioeconomia, intendo specializzazioni nell'industria alimentare, nell'industria tessile, ma un tessuto produttivo ricco anche nella biochimica, nei biocombustibili, grazie alla presenza appunto di numerosi centri di ricerca, di università, start-up e attori anche industriali molto rilevanti. Ci sono anche alcune aree di miglioramento, un po' come in tutto, diciamo legati alla, sia per le imprese in termini di investimenti, sia per quanto riguarda la raccolta differenziata per le amministrazioni pubbliche, per le famiglie, che vede un po' il Piemonte un po' indietro rispetto alle regioni del nord. Bisogna continuare a lavorare sull'aggregazione, è una cosa che caratterizza il nostro paese, c'è molta frammentazione, quindi bisogna mettere a sistema quello che si ha e, come è stato detto in alcune delle relazioni molto efficaci che sono state presentate, fare sistema, creare questo tessuto dove le aziende si complementano nelle loro azioni e dove appunto l'innovazione possa riguardare i vari ambiti, creare filiere più lunghe che possono poi portare a valorizzare, ripeto, tutte le biomasse, tutte le materie prime che sono disponibili per fare una serie di composti nuovi. Comunque l'aggregazione, bisogna lavorare per facilitare ulteriormente l'aggregazione, gli ingredienti ci sono, vanno combinati. È iniziato in Consiglio regionale l'esame del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 della Regione Piemonte. Il vicepresidente della Giunta ha illustrato i contenuti del provvedimento in Commissione Bilancio. La situazione resta complessa nonostante il Piemonte sia uscito dal piano di rientro in sanità. Criticità dovrebbero arrivare dai tagli del governo sui fondi vincolati, circa 42 milioni di euro. In settimana il documento è stato illustrato nelle commissioni. Un concerto all'Hiroshima Mon Amour di Torino il prossimo 2 marzo a favore del progetto Operazione Colomba, corpo non violento di pace della comunità Papa Giovanni XXIII, grazie al quale alcuni giovani di Torino da anni portano il loro sostegno alle popolazioni in diverse zone del mondo dove c'è un conflitto in corso.
L'iniziativa, sostenuta dal Comitato Diritti Umani del Consiglio regionale, è rivolta in particolare a un progetto attivo in Libano che accoglie soprattutto famiglie siriane in fuga ed è stata presentata a Palazzo Lascaris. È un progetto che vede la partecipazione, il patrocinio e il sostegno del Consiglio regionale e del Comitato dei Diritti Umani in favore della popolazione siriana. La popolazione siriana in Libano, per esempio, copre il 50% della popolazione. Con questa operazione Colomba, fisicamente, nel piccolo, si cerca di dare un sostegno in quei campi profughi dove lì effettivamente non c'è più vita. E allora con questo intervento noi cerchiamo di tenere comunque la luce accesa su una guerra dove all'inizio c'era il massimo della concentrazione, man mano se ne parla sempre meno. Ecco, anche questa iniziativa serve, dà un contributo ad accendere la luce su una popolazione che continua a soffrire.